Va bene, a Natale abbiamo fatto come se nulla fosse e ci sta, dopo tanto rinchiuderci, mascherarci, distanziarci. Del resto, da noi il via libera tutti era scoccato ben prima che in Cina. Ma ora che il gozzovigliamento scapestrato delle feste sta per finire, bisogna ricordarsi che il Covid, per quanto tramortito, non è ancora morto e dobbiamo farci i conti. Certo, nel frattempo le norme sono cambiate per tutti, come la quarantena diventata più breve. E per i pescaresi è cambiata di nuovo anche la sede vaccinale. Martedì 10 gennaio sarà l'ultimo giorno per vaccinarsi nei locali dell'ex Lidl di via Colle Renazzo, che resteranno aperti dalle 9 alle 13. Dopo quella data, a partire dal 17 gennaio, si tornerà nella già sperimentata sede della stazione Porta Nuova, sempre martedì, mercoledì e venerdì e sempre dalle 9 alle 13. Nel periodo che intercorre dal 10 al 17 gennaio, tempo tecnico per riallestire l'apparato fisico e informatico, ci si potrà comunque immunizzare contro il Covid rivolgendosi al proprio medico o alle farmacie convenzionate. I dettagli dal responsabile della campagna vaccinale della ASL di Pescara, il dottor Rossano Di Luzio. Sì, chiuderà il 10 gennaio, sarà l'ultimo giorno di vaccinazione presso l'ex Lidl e riapriremo il 17 presso i locali della stazione di Pescara Porta Nuova che abbiamo già utilizzato precedentemente per la vaccinazione anti-Covid. Tra l'altro oggi è chiuso perché comunque l'ex Lidl ha dei giorni in cui è aperto. È aperto il martedì, il mercoledì e il venerdì e questi giorni li manterremo anche per la stazione di Pescara Porta Nuova, quindi tutti i martedì, mercoledì, venerdì mattina dalle 9 alle 13. E oltre a Pescara ci sarà la possibilità di vaccinarsi anche a Penne l'11 gennaio e il 25 gennaio, il pomeriggio dalle 15 alle 18 e poi ricordo che la vaccinazione è possibile farla anche presso le farmacie che aderiscono a questa iniziativa e presso alcuni medici famiglia che hanno aderito anche loro alla vaccinazione anti-Covid. Quando sarà possibile andare alla stazione di Porta Nuova, chi potrà andare? Chi potrà vaccinarsi senza prenotarsi? Allora, possono andare tutti quelli che devono fare la quarta dose da 12 anni in su, mentre possono andare quelli che devono fare la quinta dose e la quinta dose è rivolta a tutti gli ultraottantenni e coloro che hanno tra 60 e 80 anni che hanno delle patologie gravi. In generale sono tutte persone che possiedono l'handicap grave della legge 104, articolo 3, comma 3. Il consiglio è sempre quello di fare la quarta dose, perché è un discorso di percentuali di persone. Il virus sta colpendo e il virus sta ancora provocando una certa mortalità. Le persone fragili, le persone anziane devono assolutamente fare la quarta dose.